Vlogmas comincia esattamente alle 15 e un quarto di lunedì 17 dicembre con tutti i miei regali dei 21 anni sparsi per la mia postazione make-up perché li sto sistemando, erano messi qui dentro e adesso tutta questa roba che vedete qua sopra dovrà andare sistemata nel suo rispettivo posto, ovvero lì dove vedete tutti quei libri e poi vabbè lì c'è un sacchetto con una cosa che ho comprato ieri che vedrete presto la valigia perché si partirà tra un po'. E tutto questo deve essere sistemato in pochissimo tempo perché oggi devo fare un sacco di cose e quindi devo sbrigarmi. Tra l'altro queste sono le mie unghie natalizie, tutte rosse quest'anno, semplici col Babbo Natale, ma penso che comunque su Instagram ormai le avete viste e riviste. Questa è la sinistra e qui c'è la destra, tutte rosse con la pallina dell'albero di Natale. In ogni caso, io adesso sistemo tutto e noi, come sempre, durante il corso della giornata ci vedremo. Adesso, come potete vedere, mi sto mettendo al lavoro perché non ricordo se ve l'ho detto da qualche parte, ma io da un po' di tempo ho cominciato a studiare e a lavorare per il marketing e quindi questa appunto è un'agenda, la mia agenda normale del 2015 perché mi serve semplicemente per appuntare tutto quello che vado a fare e ho messo qui i vari targhettini che mi permettono di raggiungere più velocemente la pagina che devo cercare. La mia è una penna normalissima del Libroché, mi ha regalato la mia capogruppo e qua ho i vari fogli con le varie info, il vario lavoro che devo svolgere e quindi sì, mi stavo mettendo qui. E stavo appunto cominciando a portarmi avanti con tutte le cose che devo andare a fare. Non voglio andare a fare chissà che cosa per evitare che poi io debba dannarmi a toglierlo. Ok, questa qui che si tempera. Speriamo sia buona. Ragazze, io sono pronta. Andando, questo è il make-up. Buongiorno, esattamente alle 23:01. Cosa andremo a fare oggi? Andremo a scegliere quali trucchi devo portare, andarli a mettere in quella valigia nera lì. Questa qui verde mi sa che la devo rivedere, devo metterci dentro anche pantaloni nuovi. Tra l'altro guardate se non è bellissimo il mio calendario, mi mancherà avere il calendario personalizzato. Anzi adesso ve lo faccio vedere. Io ho anche sciolto i capelli, quella gioia immensa di quando tornate da palestra e vi fate la doccia e lo shampoo. È una gioia che mai nessuno riuscirà a ripagare. Comunque mi sono resa conto che da quando ho cominciato a fare di vlogmas sono sempre in questa tenuta super natalizia perché poi tralasciando ma questo pile, voi non lo sapete ma anche le orecchie. Natalizio di questo pile non ne ho. In realtà ho un maglione natalizio, però boh, starà nell'armadio. Allora, partiamo subito dalla cipria di Bottega Verde, che questa senz'altro la porto. Questa vale per tutte le matite dei rossetti, anche se so che alla fine ne andrò ad utilizzare solo uno perché io solitamente faccio sempre così. Però, siccome sto portando meno ombretti e meno palette, devo stare indietro se voglio entrare tutta quanta nell'inquadratura, magari questa. Spostiamo
posso stare qua. Insomma, vi abituerete alla testa un po' tagliata. Come sto portando molte meno palette, ho bisogno appunto di fare una scelta tra le cose da portare sicure e le cose da portare no. Quindi so già che il trucco degli occhi sarà la maggior parte delle volte sempre uguale. Porterò solo tanti rossetti e tante matite labbra. Mi sbrigo prima. Questo fondotinta qui dell'Avon, il Bright Star, quello che va ad illuminare il viso, lo lascio bianca, che mi serve per evitare il full out. Due ombretti in crema importantissimi, il Three Concept Eyes, io adoro questo ombretto, questo qui rosa, questo qui la Kiko color champagne, che questi qua li porto perché sono un passepartout. Questa terra qui di Glossip la porto perché è la seconda terra che ho e quindi preferisco portare questa dato che è già rotta dal viaggio precedente. Poi ho tutte queste tinte labbra qui della MAC, una, due, queste le porto tutte e poi vado a cambiare il rossetto, quindi tutte queste qui labbra della MAC le porto. Questa è la Beauty Blender che va qui dentro, che io utilizzo per applicare la cipria bianca ed evitare il full out. Necessariamente questa la porto. Ok, c'è scritto HD Full Matte Lipstick Cosmic Italia, ma in realtà è lucido. E questo qua non lo porto. Eyeliner, sono gli ultimi eyeliner che vi ho mostrato, ultimo video makeup, ovvero quelli della Master Precis. C'è questo a penna e poi c'è questo che invece ha il pennellino. Penso che li porterò tutti e due, anche se andrò ad utilizzare maggiormente quello a penna, e quindi questo lo porto solo per avere qualcosa per pararmi il culo nel caso dovesse finire. Questi capelli non collaboreranno per tutto il video, io lo so. Pennello importantissimo, questo sì. Tinta labbra della Wycon, la porto. Unico fondotinta che per adesso ho e con il quale mi trovo bene, anche se avevo detto che non era un granché, ma è sempre meglio di quello di prima, quindi questo lo porto. Sto facendo un ordine su Sephora.it, spoilerino. Up Angel, questo lo porto, e anche la tinta della Maybelline viola la porto, che possono sempre servire. Stessa cosa vale per questo mascara, lo porto. Tinta labbra di Kylie rossa no, e neanche correttore aranciato per occhiaie non mi servono. Tintone rossetto no. Mascara vuoto che ha il pennellino che è una favola, quindi questo lo porto perché mi serve per pulire le ciglia dal prodotto in eccesso che lasciano i vari mascara. Poi dentro questa pochettina carinissima ho tantissimi ombretti che, dato che non sto portando le palette, possono servirmi, quindi questi li porto, questi che sono qui dentro, bianco e color champagne di Neve Cosmetics li porto. Liner in gel Super Shock dell'Avon la lascio, come anche questa tinta labbra long lasting della Wycon che fa schifo. Primer Magix dell'Avon lo porto, in effetto seta SPF 37, fondotinta Wycon lo lascio, è quasi vuoto, dovrei terminarlo, ma di sicuro non voglio terminarlo in vacanza. Fondotinta non transfer abbronzatura lo lascio, e questo mascara invece lo porto. C'è quella delle sopracciglia, c'è il correttore, l'illuminante e una matita occhi, quindi queste le porto. Qua mi riprendo, alla fine scelgo di portarla perché posso usare di mettere questo colore per fine anno, quindi sì. La labbra nude della Kiko con trasparente per poterla fare diventare lucida la porto perché è sempre un passepartout. Stessa cosa per questo rossetto qui marrone della Y. I tre prodotti sono questi due mascara che porto, il Better Than Sex e il Forces Push Up Drama. Come potete vedere, adesso la pochettona è vuota e andremo a riempirla con tutti i prodotti che ho deciso di portare. Va a finire sempre così quando volete cercare di lasciare la roba a casa per non appesantirvi. Questa è la roba che rimane a casa. Ora voi dovete spiegarmi quanta differenza possa fare in valigia. Questa roba viene con me, vi prego, cioè parliamone, perché praticamente potevo non fare nulla, potevo benissimo lasciare tutto com'era perché sto portando il mondo. Sa che la cosa che andrò a fare è lasciare a casa le tinte MAC e portare con me tutti questi rossetti matte dell'Avon.
Buongiorno, oggi è 20 dicembre, anzi no, perdonate l'errore. Oggi è 21 e sono le 11:03. Ricordate che è la data quando io comincio a fare i dolci natalizi. Perciò mi sono armata di Nutella, ciambellone, ciambellone di Natale con Nutella per 14 persone e stavo preparando tutti gli ingredienti. Il forno è già acceso da un po' perché si deve mettere preriscaldato a 180 gradi. Da questa parte c'è la teglia già oliata. Sono andata a utilizzare un olio particolare, ovvero l'olio di arachidi, peanut oil. Volevo provare come veniva. La ricetta prevede che il lievito e la farina vengano messi dopo le uova e lo zucchero. Pane angeli, dato che dovrebbe essere di 16 grammi la bustina, ma io ne ho utilizzato un po', andrò ad aggiungere oltre a questo la vanillina, ad aggiungere una goccia di limone e un piccolo cucchiaio di bicarbonato. L'impasto è liscio e omogeneo. Pensata di andare a mettere il limone e il bicarbonato in più perché avevo paura che il lievito mi sembrava poco. È stata una genialata, che c'è un odore di vanillina mista al limone buonissima. Ecco qui la torta, adesso vado a pulirla, dato un po' di impasto, dopodiché la benedico. Io benedico sempre i dolci prima di infornarli, dopodiché mi metto a pulire tutto quello che ho sporcato. Il mio capolavoro è riuscito, voilà. Poteva andare meglio di così, se buonissima, c'è un odore buonissimo. Update: è passato il giusto tempo, si sia raffreddata, e devo dire che la mia genialata di andare a mettere l'olio d'arachidi come sostituto del burro, diciamo che non lo avevo, io di solito ho sempre usato quello di oliva, però stamattina è venuta questa genialata di utilizzare quello d'arachidi e devo dire che ha funzionato, perché la ciambella non si è attaccata come potete vedere, poi è morbidissima. Il fatto di andare a mettere il latte al posto dello yogurt ha fatto sì che il ciambellone uscisse facendo quel rumore tipo, avete presente, spugnosissimo.